Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene, che state trascorrendo una splendida giornata. Finalmente ricominciato il campionato di Serie A, appunto molto 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 presto, causa folle mondiale in Qatar 2022, e diciamo che ci sono state alcune conferme e alcune anche sorprese da un certo punto di vista. Non voglio ovviamente analizzare in modo approfondito singola partita riguardo gol, tabellini, sto proprio qui perché non mi interessa, ma volevo trarre un po' di informazioni delle partite che si sono viste ieri. Prima però di andare alla nocciola questione, mi raccomando, lasciate un like al video, iscriviti al canale, attivate la campanella di notifiche per essere sempre aggiornati sui contenuti che vado a pubblicare. Qui sotto l'info box trovate il link al canale Telegram dove si va di calcio a 360 gradi senza colonne di maglia e di bandiera, e mi raccomando un'occhiata sempre speciale alla playlist presentazioni calciatori, perché lì troverete molto pane per i vostri denti calciofili. Ma veniamo a ieri, partita inaugurale, Milan-Udinese, un Udinese che ancora deve registrare determinate cose, un Milan che fondamentalmente vince in modo meritato e che deve sfruttare, diciamo così, i giocatori importanti che hanno giocato veramente molto bene ieri, vale a dire Rebic e Brahim Diaz. E perché dico deve sfruttarli in modo assoluto? Perché nelle ultime stagioni abbiamo visto come questi due giocatori rendessero nella prima parte, ma poi nella seconda parte di stagione inspiegabilmente si spengono. Quindi questi due giocatori in primis devono trovare continuità per dare un ulteriore apporto ai rossoneri, e staremo a vedere insomma se tutto ciò verrà fatto. Comunque un Milan che, ripeto, ha giocato comunque bene, già in palla, qualcosina ancora da registrare, però insomma si vede che è una squadra ben amalgamata, che gode di un ambiente positivo, fiducioso, ed è giusto che insomma il Milan ieri abbia vinto. Seconda partita, Sampdoria-Atalanta. In questo caso diciamo che la dea è stata anche un pochino baciata dalla fortuna, nel senso che in primis il gol annullato all'Atalanta, e voglio dire, allora, gli arbitri hanno iniziato questa stagione dicendo: arbitreremo l'inglese. Sì, però ragazzi, secondo me, ragazzi, su Mele il fallo, se anche no. Io una cosa che mi auspico da questo campionato è che insomma anche gli arbitri saranno insomma dei potenziali correttori di questi atteggiamenti. Non vorrei più vedere i giocatori che al minimo contatto finiscono a terra, perché veramente è un qualcosa secondo me di stupido, nel senso che ne va della bellezza dello sport. Io capisco, c'è un contatto serio, finisci giù e va bene, ma non puoi al minimo contatto giocare sul discorso del VAR, perché secondo me questo è il meccanismo psicologico che si è innescato nei giocatori, vale a dire, ammazza da sole, mi sta accecando, vale a dire il discorso del VAR. Sai che se c'è una mano appoggiata sulla tua spalla è molto probabile che si va a segnare revisione del VAR e poi il gol viene annullato. Quindi io spero vivamente di non vedere più questi atteggiamenti, perché ripeto, secondo me il tocco su Mele è stato molto veniale. Un'Atalanta, ripeto, un pochino baciato la fortuna, perché comunque il po' di Quagliarella, la traversata di Quagliarella scheggiata, il po' di Sabiri su punizione, la Sampdoria non è stata molto fortunata. Un Ademola Lookman che, come avevo già detto nel video di presentazione, si presenta molto letale nelle azioni di ripartenza e che insomma ben due volte è andato a rete, un gol annullato e un gol convalidato. Terza partita della giornata, Lecce-Inter, vittoria per 2-1 dell'uomo di Inzaghi. Anche qui l'Inter qualcosina deve migliorare, ma sicuramente il Lecce ha un pochino registrato la fase difensiva, nel senso che comunque rispetto a quanto si poteva vedere, si era potuto vedere in Coppa Italia, ha retto anche abbastanza bene. Poi, per l'amor di Dio, ha fatto veramente delle super parate Falcone, che si sta dimostrando un portiere di assoluta qualità. E spero che adesso trovi veramente una continuità, perché secondo me
la merita, anche perché mi dà la sensazione che sia veramente un bravo ragazzo. Poi, ultima partita, Monza-Torino, vittoria dei Granata per 2-1. Secondo me il Monza, ragazzi, può dare veramente tante soddisfazioni in questa stagione, perché ha dimostrato cambi di gioco interessanti. Un Ranocchia, Filippo Ranocchia intendo, partito veramente, veramente, veramente bene, col giusto piglio. Conferma quello che io, ma anche molti altri tifosi juventini pensano, quindi che Ranocchia sia veramente un giocatore interessante e pronto, ma più che altro è pronto mentalmente. È veramente un giocatore interessante, stabile, concentrato, lucido. Può migliorare in zona gol perché i gol nei piedi li ha, però è veramente un box to box eccezionale. Un Torino con che soprattutto è stato bellissimo il primo gol, il gol di Miranchuk. Uno scambio sullo stadio degli attaccanti, o meglio dei giocatori offensivi del Torino, veramente bello. Un Miranchuk che ha ritrovato la felicità, ha trovato il sorriso dopo che insomma ha vissuto una stagione con più ombre che luci a Bergamo, però quantomeno l'inizio di questa stagione è stato già molto positivo. Un Radonjić che anche lui ha sfiorato il gol più volte. Soprattutto nel finale era un po' stanchino, però è un giocatore veramente funzionale. Vediamo se questi due giocatori insieme potranno enfatizzare le doti di animale di rigore, di pressatore di Sanabria. Poi è entrato anche Vlasic sul finale, è entrato anche uno dei miei pupilli, e vi dico, sarà uno dei miei pupilli, Emirhan Il-Khan, il classe 2004, che io onestamente adoro. Mi fa piacere anche che insomma sia stata confermata questa mia idea che venga più considerato come trequartista piuttosto che centrocampista in un centrocampo a due. Un Monza però che veramente potrà regalare tante soddisfazioni ai tifosi, una squadra che secondo me attirerà molto la curiosità, non soltanto perché al debutto, ma anche per la campagna acquisti faraonica e soprattutto perché dietro vi è il duo Berlusconi-Galiani. Una squadra che può molto migliorare una volta che verranno registrati anche gli ultimi innesti, non ultimo, insomma, quello di Petagna, che secondo me una squadra come il Monza può fare veramente tanto la differenza. Però anche Birindelli, giusto piglio, giusti tempi di inserimento, veramente una formazione molto interessante. Ovviamente fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di queste partite, ma anche delle singole squadre, perché mi fa piacere sapere la vostra. Se il video vi è stato utile e vi ha intrattenuto in questo inizio di 14 agosto, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, passate a trovare sul gruppo Telegram e mi raccomando un occhio di riguardo sempre alla playlist presentazioni calciatori. Foriera di pane per i vostri denti. Un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!